È questo il punto dove il feto, dove il neonato è stato ritrovato da un condomino del palazzo dove si è consumata ieri pomeriggio una tragedia assurda. Il piccolo ritrovato qui senza vita, esanime, e ad accorgersi è stato proprio un condomino che è andato a ritirare la sua auto. Qui ci sono dei garage sottostanti la palazzina, un condominio residenziale tranquillo. Dove c'è una media borghesia della cittadina di Roccapiemonte. Si è consumata la tragedia, questa famiglia abitava al terzo piano lì su con la donna, il marito e un ragazzo di 17 anni, figlio di 17 anni. La scoperta appunto drammatica del corpo senza vita, i condomini sono sotto shock, in questo momento nessuno ha voglia di parlare. Abbiamo raccolto qualche impressione, qualche testimonianza. Ovviamente soltanto con l'audio, nessuno ha voglia di farsi anche vedere in volto, avrebbero voluto fare di più perché da quella casa qualche segnale c'era stato. La donna che non veniva mai vista uscire di casa negli ultimi mesi, probabilmente negli ultimi 9 mesi, nel periodo della gestazione. Qualcuno dice che la porta era chiusa a chiave, quando il marito rientrava l'apriva con le chiavi, riapriva la serratura di casa e lei veniva vista qualche volta soltanto affacciata al balcone, ma c'erano dei segnali e qualche vicino ancora oggi ha il rammarico per non essere intervenuto, per non aver visto oltre quel In questo momento proprio il mio aggettivo non lo posso dire che penso, però è stata una cosa brutta. Sì. di tutti. Si poteva evitare, Sì, si poteva evitare. Non lo so, spero che venga fatta chiarezza, perlomeno il motivo, il perché di questa cosa qua. Perché? Non si era posto il problema, però dati i precedenti, che comunque molte volte si era allontanata per stare in qualche clinica per 2 o 3 mesi, quindi in un certo senso pensavamo un poco che stava rinchiuso in un'altra clinica perché aveva avuto forse qualche ricaduta, quindi più di tanto uno non ci ha pensato. No, è una bravissima persona lei. No, Signora, non esiste. voi? Perché ha portato la gravidanza fino in ultimo. Quindi. È una persona Margherita, era come una bambinuna, brava, gentile, quando pure ci hanno voluto far credere che magari stava impazzita, quando mi telefonavano. Poi io sono una mamma di 2 figli, ho fatto 2 parti, uno naturale e uno cesareo. È invalidante fare una cosa del genere dopo. È un tranquillo condominio a ridosso del centro cittadino della piccola cittadina di Roccapiemonte, tranquillo fino a ieri pomeriggio quando si è consumata una tragedia assurda. Il ritrovamento di un neonato adagiato a terra davanti ai garage di questo condominio, di questa palazzina dove la famiglia abitava al terzo piano, lì su in alto vediamo delle immagini. Io provo a citofonare, non so se adesso c'è nessuno, ma l'appartamento era abitato dalla donna che poi ha dato alla luce questo bambino, dal marito e da un loro figlio di 17 anni. Ecco, vedete, non risponde nessuno, non c'è più nessuno all'interno dell'appartamento perché la coppia, il marito e la moglie sono stati portati via poi in serata dai carabinieri. La donna è piantonata all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore perché aveva da poco partorito, l'uomo invece in carcere. Una situazione familiare forse particolare perché la donna aveva subito pare 2 o 3 trattamenti sanitari, i cosiddetti TSO, i trattamenti sanitari obbligatori, e i vicini raccontano che spesso qui arrivavano i carabinieri e i servizi della ASL e ricoveravano la donna che
secondo le denunce, le dichiarazioni del marito, era affetta da problemi psichici. Bisognerà capire, ora gli investigatori dovranno indagare anche su questo, se erano reali quelle crisi. Fatto sta che però i servizi sociali non erano mai stati attivati da parte della ASL dopo anche i ricoveri obbligatori. La donna intanto da 9 mesi pare fosse chiusa in casa, non si sa se volontariamente o meno, ma nessuno la vedeva qui all'interno del condominio, nessuno l'aveva più vista, sembra da ottobre, complice anche il lockdown, forse nessuno aveva fatto poi caso più di tanto, ma la donna era chiusa all'interno del suo appartamento.